L'importante è che siamo tutti chiamati a raccontare quello che andiamo a fare. E come pensate di raccontarlo? Lui dice con l'esempio. Ma come possiamo dire guarda il suo esempio? Come possiamo dire al signore che passa lì davanti, che magari è interessato perché abbiamo ascoltato il suo bisogno, come possiamo dirgli guarda, lui ha una buona pratica, lui le fa davvero le cose, lui è un buon esempio, dimostra le cose con la concretezza dei fatti. Voglio fare questa domanda. Tu stai parlando con sua cugina che compra la stalla, la sedunga dove compra, magari compra le robe bio perché ha paura di avvelenarsi, però non ha la percezione globale per cui bio fa parte di una catena e comprare il bio al supermarket è come comprare i preservativi in parrocchia. E, allora lei deve raccontare qualcosa a questa cugina per arrivare a quello che dici te. Come lo racconta? Cioè, per portarla dove lei. Quindi c'è comunque un... Io non devo cercare di tirare le altre persone, devo portare a me. Ma allora questa persona la lasci... Ma vi rendete conto di quanto... Per arrivare... Quando parlo del marketing parlo di una capacità mostruosa di manipolare il nostro... quello che non dobbiamo fare. Vi do un dato? Allora, ciascuno di noi italiani negli ultimi, questo è un dato di 2-3 anni fa, comunque negli ultimi 15 anni rispetto a 2-3 anni fa, ha pagato come prezzo nascosto nelle merci per il marketing, parlo solo del marketing televisivo, l'equivalente di una bella villa. Guardate, di una bella villa, cioè noi abbiamo comperato metà Berlusconi, metà Rai e Monopolio, Sipra, eccetera, noi abbiamo pagato l'equivalente, non ciascuna famiglia, è ciascun individuo. E se volete ci sono i conti nel libro e anche sul web. Cioè, non ci rendiamo conto dell'enormità. Noi quando vediamo le fotografie, non so, del Terzo Reich o del periodo stalinista con le statue del dittatore, piuttosto con le scritte obbedire, chiedere, obbedire, combattere, il duce, noi abbiamo l'idea di una manipolazione, di una propaganda, ma fate le proporzioni sui manifesti pubblicitari che non ci sono, che ci assistono, e sono mille volte più persuasivi, mille volte più eccitanti. È chiaro che una ragazza in lingerie sarà più efficace del dittatore col petto in fuori. E sono mille volte più aggiornate, hanno il feedback, perché comunque il pubblicitario non ha la comunicazione reciproca, ma vede i risultati. Quindi noi siamo una massa, siamo grandi numeri, però gli funziona. Ciascuno di noi si guarda allo specchio e si vede bello o brutto. Quando vi guardate nello specchio. Bellissimo. Ecco, per te non vale. E mediamente ci troviamo sempre dell'età sbagliata, con le forme sbagliate, con la pelle sbagliata,
noi siamo programmati per non piacerci, ricetta al cliché unico. Poi sono contento che qualcuno si è bellissima, ma io ho lavorato nel backstage della moda. Anche perché c'è qualcuno che ha ho lavorato nel backstage della moda e vi assicuro che anche le modelle, quelle che sono molto ultra galattico dello stereotipo di bellezza convenzionale, neanche loro si piacciono. Perché è un fatto psicologico, non c'entra niente come siamo fatti. Ma è chiaro, ragazzi, che la gente felice non conta. E quindi questo per dire che noi siamo immersi, ed è, adesso mi riallaccio un po' al discorso che avevo interrotto, vi chiedo scusa. Anche perché è difficile non seguire il discorso con le perturbazioni. Ma si diceva, la cugina sua, come la convinco? E lei, loro dicevano, ma perché la devo convincere? Io penso a me, non voglio colonizzare nessuno. Qui la questione grossa è che siamo tutti colonizzati e qualcuno sta cercando un processo di liberazione, che c'entra anche con la comunicazione pulita, che c'entra anche col tempo di comunicazione. Io se facevo una conferenza per il libro precedente, per Smarketing, andavo in giro a fare le conferenze e mi trovavo le sale di 100 persone. Adesso viva Dio che ce ne sono 20 o 30. Sono passati 3 anni. Io sono sempre lo stesso, i canali sono gli stessi. Il tema è un pochino diverso, ma questo dovrebbe essere forse più intrigante. E perché? Perché la gente è a casa più scolare. Ma come prima la gente era a casa a vedere la televisione? Doveva essere peggio, no? La televisione resta comunque la principale fonte mediatica del 37% degli italiani. Certo, rispetto al 94-98 dei tempi d'oro della televisione come principe della vita mediatica, è sempre un bellissimo passo avanti, però è sempre tanto. E poi c'è il pispolamento. E cosa guardi quando pispoli? Quelli che cadono l'UFO? Il fai cattello di collage? Cosa fai quando pispoli? Non stai sempre pensando a qualcosa di molto importante, no? Stai molto spesso distraendo il cervello da cose ansiogene. Allora forse il problema è anche lì. Il problema è anche lì. Sì, perché ragazzi, stasera c'è la riunione del gas, ma che palle, sono stanco. Uffa, ho lavorato tutto il giorno. No, adesso mi butto sul divano e che mi spari un telefilm, che mi spari un pispolamento o che magari mi legga un bellissimo libro, resta comunque il fatto che io sento un bisogno di staccare. Scusate, vedo un po' di mani, finisco il ragionamento. La questione è venire la domenica qui alla comunità Nuovo Mondo, quando potevate andare alle terre, alzarvi tardi, restare a letto col vostro partner, fare una bella passeggiata, no oggi perché piove, però insomma, chi ve l'ha fatto fare? Quanto c'è di motivazione spontanea, quanto c'è di autodisciplina, quanto c'è di progetto? Di sognare un futuro migliore. Sognare un futuro migliore, ci vuole molta energia. Sì. Adesso potete parlare, tu avevi alzato la mano, scusate se anche qualcun altro di là aveva alzato la mano. No, vabbè, intanto parlo. Sì, quando parlavi tu, Giuseppe, quando parlavi Giuseppe, mi è venuta in mente una metafora rispetto alla necessità, no, di comunque farci conoscere, no? Fare un po' di marketing di questa attività. Non so se è appropriata, non so se può aiutare, però mi è venuta in mente, ve la comunico così come è venuta. Ho pensato alle cellule staminali, cioè la cellula staminale è una cellula che viene immessa in un tessuto perché attivi processi positivi. Questo penso sia il futuro, fra l'altro, della biotecnologia in medicina, no?
Ecco, è un po' quello, penso che diceva lui, la cellula non è che fa marketing, non ha bisogno, perché entra in un tessuto e cerca di trasformarlo dall'interno, da tessuto o che non c'è, che si crea, oppure stimolando processi positivi. Allora, dico, è forse una strada è quella di saper scegliere il tessuto dove andare a parare. Un po' si ricollega anche al discorso che faceva lei prima, cioè i bisogni, cioè bisogna andare a cercare laddove tu sei forse più vicino a quelli che sono i bisogni di quel tessuto dove vai a immetterti, e quindi perché no cominciare dai più prossimi, cioè quelli che tu riesci a percepire come bisogni più vicini a quello che tu stai costruendo. Non lo so, qualcun altro vuole dire la sua? Io voglio semplicemente aggiungere che l'esperienza è fatta, alla fine la riflessione è questa, che fra chi ha la sensibilità di queste nostre tematiche che affrontiamo, che è una piccola percentuale della popolazione esistente, in pochi sanno effettivamente cosa vogliono veramente, e ancor meno hanno una strategia, hanno un'idea di come arrivarci. Quindi più velocemente noi attiriamo all'interno di questo processo delle persone che non hanno le idee chiare, più facilmente saremo noi a essere contaminati da quello che esiste già, piuttosto che il contrario. Quindi più riusciamo invece noi ad avere un'idea chiara, un processo chiaro, riusciamo a essere noi coerenti, più queste persone che fanno parte di questo gruppo sapranno comunicare quello che siamo. Il problema è non avere la fretta di comunicare quello che stiamo facendo senza averlo prima incarnato. Perché una persona che non ha incarnato, non ha compreso quello che stiamo facendo, non riuscirà mai a tormentarlo. Questo è molto molto importante. E l'altro, posso solo rinforzare quello che ha detto lui, aggiungendo che magari la questione della velocità è una delle cose che ci piegano, perché noi siamo nel mondo accelerato. Le privazioni programmate non sono solo privazioni di denaro, flussi, manse, eccetera. C'è una programmata scarsezza non solo di denaro ma di tempo. E se ci pensiamo, la vera miseria che ci rende poveri in questo momento è la scarsezza di tempo più che la scarsezza di denaro. E questo significa che noi siamo un po' in una situazione schizofrenica, perché se non riusciamo a comunicare veloci come i tempi degli altri non riusciamo a interagire, però contemporaneamente non riusciamo a comunicare se non coi tempi lenti, che somigliano ai tempi dell'agricoltore annuali, non ai tempi dell'industria che sono orari, no? Quindi. Io prima già di conduttrice fino a un anno fa facevo anche un altro lavoro per mantenermi in azienda agricola, adesso sono in pensione, ma sono non solo pensionata, sono maggiorenne. E qual è? Io sono, vado il discorso del tempo, io sono una solitaria, che però per mancanza di tempo, di fatto io anche adesso, mentre voi parlate, io intanto elaboro le mie cose e me le archivio subito, cerco di guadagnare tempo, quindi però mi perdo anche qualche pezzetto. Adesso non so se è un po' fuori tema. Io lavorando da sola, e però mi devo relazionare con gli altri perché sono sola, quindi se voglio vendere, se voglio. Ho studiato questo sistema qua, che quello che non so se è un po' fuori tema, che quello che vedo il difetto nell'altro, no? È il mio difetto. Se io tolgo il mio difetto, io vedo che negli altri non ci sono più difetti. E poi un'altra cosa, quando qualcuno mi dice, non so, quello ha quel problema, può darsi pure, ma io so che quella persona ha quel problema, non so se magari dice guarda che quel tizio Caio ha problema di solitudine o ha problema in famiglia, può darsi pure, ma so che quello che me lo dice ce l'ha. Quindi anche per aiutare le persone. Sì, vediamo lo spettro di successo. Sono andata fuori tema, perché ho elaborato. No, non è fuori tema. Cioè, che
la comunicazione, la percezione del problema è sempre un arbitrio, è sempre una percezione. Nel senso che io sento il tuo problema se somiglia al mio. E questo da una parte permette l'empatia, perché se tu hai un problema di cui io ignoro proprio l'esistenza, non riuscirò a, se non somiglia a niente di quello che posso patire io, è difficile che io possa essere all'ascolto. Al massimo potrò avere un po' di pietà, di compassione, di quelle robe che i primi 5 minuti vanno anche bene, dopo cominciano ad essere antipatiche, stucchevoli o addirittura controproducenti. Posso accendere la scintilla, ma dopo devi andare avanti, no? E, quindi, siete tanti. No, volevo ridirla questa cosa perché è molto importante. Non siamo mai io e te. Siamo sempre quello che io penso di te e quello che tu pensi di me. E questo c'entra quei pregiudizi che diceva lui. Non ha detto questa parola, però è chiaro che tutte le volte che io parlo con qualcuno devo subito sapere che pregiudizi ho. Perché sennò come faccio a raccontare alla comunità del nuovo mondo a qualcuno che magari pensa che sia una setta esoterica e già la parola comunità non la vuole trattare? Devo fare un bel... quindi devo essere differenziato oppure devo essere empatico. Scusate, chi è che vuole parlare da queste parti? Oltre a me. Allora, scusate, non so chi c'era prima, chi c'era dopo. No, io forse sono... Prego. Io volevo ritornare al discorso di realtà, in parte quello che ho detto, quello che voglio dire è già stato detto, però il discorso delle cellule e dell'esempio della cellula staminale che contamina, diciamo così, le altre cellule, secondo me è un discorso del se questo processo succede vuol dire che le altre cellule sono in uno stato di ricezione. Io vorrei sottolineare il discorso della situazione della non ricezione e del non ascolto, e cui al di là del trovare formule che se vogliamo studiare i sistemi, non so come dire, i metodi dei militari, questo potrebbe essere una strada per farci ascoltare, ma è chiaro che non è quello che sto dicendo ora. Io sto dicendo che un sistema che sto trovando è smascherare la situazione, raccontare alle persone perché lo stanno facendo, che non è bello, è un mettere a nudo, cioè anche il discorso delle situazioni d'ansia, nessuno ci pensa o pochi ci pensano, però di fatto se uno che entra in una situazione, in un vortice, dove inizia a cercare una via di uscita, però tutto sommato l'uscita potrebbe essere una situazione peggiore di dove sta, cioè una persona che inizia a farsi qualche domanda, non ha le idee chiare su perché si sta muovendo in questo modo, cioè di quelli attaccati al telefono non sanno perché sono sempre così attaccati al telefono, secondo me. E già iniziare a farsi le domande o qualcuno che ti racconta perché fa la differenza. Mi sto spiegando molto male, però una situazione dove c'è un'azione di manipolazione non è così scontata. Un'azione, un marketing che funziona fino al punto da far rendere così normale quello che stiamo facendo come se l'avessimo scelto noi. Cioè, non so come dire, anche il raccontare di quello che c'è dietro in parte può essere d'aiuto per chi è vagamente in una situazione di ascolto, perché non dobbiamo pensare che sia solo una questione di comunicazione, perché manca l'atteggiamento ricettivo di ascolto, cioè se ci sono dei muri è un bello comunicare, comunichi bene. Allora, adesso stiamo andando un po' coi tempi che si stringono, quindi io non ho la formuletta magica per risolvere questa cosa. Da comunicatore di mestiere che fa tanto lavoro con associazioni, comunità, eccetera, dico che la formuletta provvisoria che funziona abbastanza bene è
comunicare in maniera diretta, spontanea, con tanto lavoro di prima persona, ma anche evitare quella decina di errori di comunicazione. E questo è comunicazione di mestiere, ma possiamo diventare tutti dilettanti competenti, in maniera di scrivere cose brevi, chiare, con una grafica elementare. Tutti siamo capaci e tutti dobbiamo diventare capaci di farlo, perché se no siamo i nuovi analfabeti del mondo digitale. Così come se voi parlate al microfono magari cercate di non sbagliare i congiuntivi, così se mandate un'email magari non mandatela di 2 pagine, mandatela di 7 righe, 8 righe. Oppure evitate delle parole che possono essere... Cioè ci sono delle formulette che io di solito, pure noi di Rete Marketing, raccontiamo in corsi, in affiancamenti, ma bastano fare quei 7-8 errori che fanno tutti per poi già migliorare enormemente. E da lì in poi cosa passa? La coerenza, la sincerità, il contagiarsi buono, la capacità di ascolto, tutte queste cose non passano se ce le hai, e se non comunichi, se il primo impatto suscita pregiudizi, suscita poca voglia di leggere quel testo, dà la sensazione che sia un pasticcione, e quindi ci sono errori, diciamo pure di marketing, anche se un marketing con la S davanti, per cui la comunicazione non può passare. Ecco, la mia provvisoria formuletta è: proviamo a non fare quegli errori lì. Faccio anche dei corsi brevi se vi interessa, se no leggete il libro, costa solo 10 euro, se no guardate su internet, se no ci sono altri bravi che fanno queste cose, molti di voi lo acquisiscono come senso comune. L'importante è non passare da qui allo scimmiottare il marketing. Ecco. Perché il passo è brevissimo se uno non vede la differenza. Perché tante volte quando io faccio i corsi, allora subito uno dice: ah, facciamo lo slogan così. Ah, ci vorrebbe un logo cos'ha. No, calma. Quello è l'ultimo dei problemi. Noi non dobbiamo fare del branding, cioè non dobbiamo inculcare la testa, però magari vogliamo essere riconoscibili. Vogliamo che quella pasta lì sia riconoscibile quando si vede l'etichetta. Sono 2 cose diverse, e questo riguarda molto il modo con cui voi vi state incaricando, anche se forse non lo volete, anche se forse non lo sapete, di essere i comunicatori della comunità Nuovo Mondo. Il che significa con tutti gli strumenti. Ci avete 100 amici su Facebook? Allora, è probabilmente di questi 100 amici a 25 non gliene frega un cavolo di niente, anzi gli dà anche fastidio. A un numero X, se siete voi magari sono tanti, mettiamo 25, magari sono 2 e mezzo, non lo so, che magari gli può interessare davvero. E poi ci sono una buona metà di così così. I così così sono importantissimi se vogliamo cambiare il mondo. I così così sono forse più importanti di quelli che sono già convinti. Che se quelli già convinti non ne frega niente del nuovo mondo, perché si dedicano ai pinguini, evviva i pinguini! Si punta sul così così. No, no, quando si va a votare è un problema che lascio tutto a voi. Io non so, è uno dei motivi di emigrazione, secondo me. Comunque, nelle altre cose. Ma quelli a cui noi pensiamo che non gliene frega niente, è meglio importunare. È un problema loro, perché voi sicuramente li spammerete. Noi li spammiamo. Sicuramente, se voi gli dite una cosa che non gli interessa, li spammerete, però a questo punto io non vi dico di spammare, non è ecologico, non è etico, però ogni tanto succederà e sarà anche un problema loro, perché tanto loro, dove c'era uno, ce ne sono 128, e l'anno prossimo, tra un anno e mezzo, saranno 256,
Quindi vabbè, uno spam in più, tanto c'è l'inflazione. Quindi l'informazione gliela diamo. O magari cercate di essere solenti, però si casca nel marketing. Cioè io cavolo ce l'ho, io conosco gli strumenti, lo dico aneddoto. Conosco gli strumenti per convincere una persona, ho insegnato comunicazione assertiva all'università 10 anni. E li conosco, però c'ho il mio amico leghista, cattivissimo, che in realtà è una persona buonissima, ti darebbe un regno, anche se sei nero, però c'è questa ideologia di testa. È il mio compagno di scuola, abbiamo giocato insieme a calcetto, mio compaesano, ci siamo sposati insieme da giovani, ci vogliamo bene ma non ci sopportiamo, non so se la spiego. Da Resotto, a 7 km da casa di Boss. No, 17 km da casa di Boss. E allora, questo qua, con la mia retorica, lo convinco e come? E la convinzione, lui è convinto per 20 minuti? Un'ora? Magari un giorno intero? Poi gli si rimerge nella sua antropologia e diventa uguale a prima. Allora, non è inutile utilizzare la retorica per convincere le persone, perché non è la retorica che ti dà l'ideologia, e poi l'ideologia non è più ideologia, perché il leghismo non è un'ideologia, è un sentimento. È un sentimento di punitivo, secondo me, no? Un moto di se tu sei immerso in quel mondo lì, è inutile che cambi. Quindi puoi anche cercare di convincere il 25%, lo convincerai tra 2 ore, non lo convinci. Invece il 50% di così così, quello è la grande sfida. Decolonizzare l'immaginario non ci riuscirete, però se ci riuscirete con una piccola parte di questi 50, questa è una bella cosa, è una bella sfida. Scusate che ho interrotto, c'è un sacco di mani alzate, perso il colpo. Quelli di forze probabilmente sono io che non sono riuscita a convincerlo perché sanno i pregiudizi su di me, ma se io convinco i 25, in uno di quei 25 probabilmente convince uno o due di quelli che ha detto di no. Ci vuole un po' di pazienza, cioè i risultati si vedono a lungo termine, non nel giro del poco tempo. L'importante, come dice prima, è essere coerenti, perché poi basta un errore e casca tutto il castello, come si dice. Beh, sì. Io sono d'accordo con Giuseppe, con lei. Mi chiamo Elio. Già è tanto essere l'esempio di noi stessi. Lasciamo i terzi a fare la pubblicità. Quelli che ci guardano e che vedono una cosa positiva. Io non mi preoccupo molto della pubblicità. Guarda, proprio... Non stiamo parlando di pubblicità, stiamo di comunicazione. Non lo sento proprio come problema. Sono talmente occupato a essere esempio di me stesso che non mi occupo proprio di tutto questo. Ti voglio sempre una certa arbitrarietà a raccontare agli altri come sono bravo io, perché significa che io mi definisco bravo, che in realtà è faticoso e sempre provvisorio. Ho capito bene? Non credo che possa esistere una buona comunicazione, un buon modo di usare la manipolazione. La comunicazione buona non esiste. La comunicazione buona? La comunicazione efficace non esiste. Se avessi avuto il proiettore avrei fatto 4 slide nel senso vero, che però magari le posso mandare a Loris perché le condivida. Che la comunicazione efficace non esiste. Sono 6 slide, ma una è la copertina e una è grazie. Esiste la comunicazione abbastanza buona, esiste la comunicazione il più sincera possibile, con le sincerità provvisorie. Se cerco di manipolare mi torna indietro come un boomerang. Oh.
pensiamo di fare una comunità, un nuovo mondo. Io la credo simile a un organismo. In un organismo ci sono delle specializzazioni, perciò una cosa per me molto importante è cercare di riuscire chi è adatto a fare un qualcosa e chi a fare qualcun altro e accentuare questa cosa. Poi magari dopo voglio imparare anche a sulla funzione dell'organismo. Non capisco cosa vuol dire cercare di convincere, comunicare tutti quanti, imparare tutti a fare tutto, cioè non so. Sento un po' di distonia fra queste due. No, io, il mio sentire, sto parlando, non so se sono io che sto sentendo queste lampadine che mi sta accendendo una dissonanza o la cosa è abbastanza. Non so neanche succedere quello che volevo. Quello che faccio io non è il verbo. Io ho la sensazione che oggi, così come tu, abbiamo bisogno di essere parlanti, abbiamo bisogno di raccontare il meglio possibile. Utilizzando i nuovi strumenti in combinazione sempre migliore con l'esperienza diretta dalla presenza fisica tra le persone. Su questo non ci piove. Che è un discorso diverso dalla specializzazione. Io mi auguro proprio che la comunità Nuovo Mondo non abbia un ufficio marketing, che magari ci sono delle persone che siano un pochino più avverse a raccontare quello che si fa. Però se sono testimonianze, se sono esperienze dirette, se c'è una sincerità, se non ho voglia di manipolare le persone perché io stesso non sono mai sicuro al 100% di essere nel vero, eccetera, eccetera. A questo punto mi sembra che la cosa importante sia che all'esterno si sappia che cosa facciamo e che questo ci permetta di avere il minimo indispensabile di contributi in termini di spazi, di soldi, di nuove affiliazioni, di nuovi esempi. Significa anche sapere raccontare la storia di quello che facciamo. Perché se tu fai una cosa bellissima ma non lo sa nessuno, come fai a fare da esempio? Lo devi fare, ma lo devi anche raccontare. Perché se io faccio un conto è se io faccio una cosa da solo o in pochi, un conto se mentre la faccio la fotografa, la racconto. È come se fossero due cose diverse. Dico semplicemente che è come invitare qualcuno a tavola a pranzo, cioè prima devi preparare, se non hai cibi da servire, inutile invitare qualcuno. Quindi prima di cominciare al secondo incontro di comunità Nuovo Mondo, io non so neanche che si stia trattando questo argomento adesso, ma voglio dire, era in programma. Però prima della comunicazione verso l'esterno dovremmo concentrarci sulla comunicazione verso l'interno. Quando dico che non dobbiamo avere fretta nel coinvolgere verso l'esterno, dico anche esattamente l'opposto, che dobbiamo avere un'urgenza massima di lavorare con chi ha voglia di lavorare, perché il primo messaggio distonico che si comunica all'esterno è quando si parla di determinati valori, e quando si parla di comunità secondo me si tratta del valore più alto di cui si può trattare, e poi ci diciamo che ci vediamo fra due mesi per la prossima riunione. Secondo me abbiamo già comunicato che non abbiamo voglia di fare nulla, cioè l'urgenza di fare le cose, l'impegno, la dimensione dell'impegno che va soppesata alla parola e ai valori che utilizziamo è fondamentale. Quindi dal modo in cui questi gruppi si organizzano, fanno le cose, secondo me si comunica già moltissimo a chi ha voglia di capire. E solitamente quello che avviene è proprio questo, cioè che non c'è quella coerenza, quella volontà di fondo di impegnarsi su determinate cose, tale da giustificare poi le cose di cui ci stiamo occupando. Quindi si tende a comunicare all'esterno che ci stiamo incontrando, ma ancora neanche ci conosciamo, neanche sappiamo come ci chiamiamo. Io proposto a Loris questa occasione per porre il problema della comunicazione in termini di comunicazione umana e per porre il problema dell'accelerazione, che è uno dei grossi problemi con cui abbiamo a che fare all'interno della saturazione del tempo. Io personalmente non ho nessuna intenzione che voi facciate marketing o qualcosa del genere sulla comunità del Nuovo Mondo. Vi sto chiedendo, questo è quello che dico io a voi, se volete, man mano che fate le cose, di riuscire a raccontarle. È una cosa diversa dal vendere il prodotto
sì, sì, non fare programmi. Non trovatevi, fra un anno e mezzo, due anni, che avete fatto delle cose, anche delle cose che chiedete di lavoro, di zappare, di tagliare, di fiesare, eccetera, di cui non c'è traccia. Cominciamo subito a vedere come si racconta e cominciamo subito a farci le ossa per il fatto che queste cose che stiamo facendo meritano, se vogliamo bene a queste cose, se ci crediamo a queste cose che stiamo facendo, meritano che le raccontiamo. Punto. Basta, quello che raccomando io è chi? Limitare i danni, cioè limitare i danni dell'esperienza praticamente. Beh, per evitare i classici piccoli errori di comunicazione che poi sono gravi, per evitare i pregiudizi da parte degli altri, per evitare che arrivi l'onda del fraintendimento all'inizio, perché ragazzi voi l'avete capito cos'è la comunità Nuovo Mondo, ma non so quanto tempo ci avete messo a capire, visto che è un progetto ancora che si deve formare al suo interno. Io ci ho messo un po' a capire. E tutti quelli con cui avete a che fare ci metteranno un po' a capire. Come stiamo con i tempi, Alex? Adesso è arrivato Francesco. Buongiorno. Aspettavamo. Allora vi saluto un attimo. Allora, Loris mi conosce e queste cose le abbiamo dette un po' di fretta, ho detto solo una parte di quello che mi piaceva, di cui mi sarebbe piaciuto parlare con voi. Se a qualcuno interessa, lo dice a Loris o ve lo dite tra di voi, io sono ben contento di tornare e a dare un aiuto che può essere corsi, affiancamenti, altre cose. Oltre a qui ci sono altri posti qui nelle Marche che probabilmente vi chiederanno dei corsi, delle conferenze eccetera. Giù ci sono i libri a costo autore, nel senso che costano 10 euro perché sono io come autore che li vendo, è tutto regolare, viva diciamo, data dall'editore, per cui potete li pigliate e mettete 10 euro se vi interessa, se vi interessa. Li pigliate e mettete 10 euro in quella scatola. Io vi saluto, se vi interessa approfondire mi trovate anche sul web e sul mio sito. Grazie. Allora, io non so, forse ci conviene fare un minuto di pausa o vogliamo continuare diretti? No, vogliamo no, fare continuiamo? Pausa. No, niente pausa. 5 minuti per il bagno. 5 minuti. E volevo dire comunque una cosa su tutto questo discorso della comunicazione, che è vero, abbiamo anche bisogno di approfondire molto il discorso della comunicazione interna. Questo è verissimo, è una cosa su cui dobbiamo crescere, stiamo pian piano cercando di mettere su degli strumenti e per i pochi che resisteranno dopo il programma della mattina, il pranzo, il programma del pomeriggio con il laboratorio di Francesco, assemblea della comunità in cui decideremo i prossimi passi, è previsto di parlare di questo strumento Social Business World che stiamo cercando di utilizzare proprio a fini organizzativi interni, perché quello è uno strumento che si presta bene, uno strumento online, non è che basta solo quello, dovremo vedere tutta una serie di cose su come organizzarci al meglio interiormente, perché poi è una delle cose fondamentali della comunità, cioè come si organizza. Ecco, quindi questo è un discorso che non è che perché abbiamo trattato la comunicazione verso l'esterno una cosa di cui non ci occuperemo, no? È una cosa fondamentale che riprenderemo sicuramente. Adesso facciamo questi 5 minuti, però che siano veramente 5, e poi incominciamo con Francesco.